Cristo. La grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre e il Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, certamente stiamo vivendo questa Pasqua molto particolare, non siamo riuniti qui insieme nella nostra Chiesa attorno alla mensa del corpo e del sangue di Gesù, della sua parola, ma siamo nelle nostre case a vivere questa Pasqua. Il sentimento che vuole animare il nostro cuore è quello comunque della gratitudine, della riconoscenza nei confronti del Signore. Dire davvero, come dicevamo appunto nel canto, è bello lodarti, Signore, perché tu fai cose grandi per noi, perché tu in questa giornata, Signore, apri a noi una speranza che non finisce, apri a noi la bellezza di una vita che non si conclude su questa terra, ma che si compie nell'abbraccio con te. Gesù risorto vuole infondere in tutti noi speranza, ci vuole, possiamo dire, abbracciare, ci vuole risollevare da quelle che sono le nostre fatiche e ci dona un amore che dura per sempre. E allora con questi sentimenti entriamo in questa celebrazione eucaristica e domandiamo perdono per quelle che sono le nostre mancanze, per tutte quelle volte dove non corrispondiamo con amore al suo amore.
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di Resurrezione di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò verificando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Corrispondere a questo versetto che abbiamo appena ascoltato.
Nel racconto che l'Evangelista Giovanni ci presenta questa mattina è l'alba. C'è ancora il sole che sta cercando di sorgere e lotta con il buio. Tuttavia, dentro di noi percepiamo che questo racconto parla anche di una realtà che stiamo vivendo tutti noi in questo momento. Sentiamo proprio tutti in questi giorni la fatica di questo sole che sorge. Ed ecco che sentiamo proprio con difficoltà questa speranza che nasce, che sorge e che illumina la nostra vita. Portiamo tutti nei nostri occhi e nel nostro cuore le tante immagini che sono girate nei telegiornali, nei messaggi, sui mezzi di comunicazione. Gente straziata dal dolore, fratelli e sorelle che muoiono in solitudine, famiglie che cercano di gestire la noia e le preoccupazioni dei figli, mamme e papà che temono di perdere il posto di lavoro, e dietro a tutto questo la preoccupazione più grande per il nostro futuro. Sembra davvero che questa mattina di Pasqua anche per noi ci sia quel buio che Giovanni diceva poco fa. Tuttavia, Maria ha il coraggio in questo buio di muovere i suoi passi. Maria non si sente giudicata in questo buio e si muove verso il sepolcro. L'amore che tiene dentro Maria la porta ad uscire da se stessa ed andare verso quel luogo dove era custodito il corpo del suo Signore. Vedete, il tragitto che va dal cenacolo al sepolcro non è un tragitto di gambe, ma è un tragitto di cuore, e quel tragitto anche noi oggi lo possiamo fare. Maria ha il coraggio di guardare dentro di sé e di riscoprire che la sua vita senza la vita di Gesù non è nulla. Quanti silenzi, quanti dubbi, quante fatiche sono venute a galla dentro di noi in questi giorni. Gli stessi dubbi e le stesse fatiche che ha percepito questa donna insieme ai discepoli. Maria ha il coraggio della verità in tutto questo e si accorge della sua sete, della profonda sete che ha del suo Maestro. Vedete, anche noi in questi giorni, molto probabilmente senza accorgercene, abbiamo mosso i passi del nostro cuore, abbiamo mosso i passi della nostra fede, e dietro a tutto questo noi rileggiamo l'incredibile sete che noi abbiamo di Gesù, la sete che noi abbiamo del Dio vivente. E passo dopo passo ecco che questa donna arriva al sepolcro e lo trova aperto, spalancato. Anzi, Giovanni ci dice una cosa ancora più grande: lo trova vuoto. Non solo aperto, ma vuoto. Colui che lei amava, colui che lei cercava e seguiva, non c'è più. In questi giorni ho provato a chiedermi chissà quali sono i sentimenti che Maria ha provato davanti a quel sepolcro vuoto. Paura, preoccupazione, frustrazione, il cuore che pulsa e che ha mosso i suoi passi è un cuore che sembra essere vuoto. Il cammino del cuore
che l'ha portata fino al sepolcro sembra averla condotta per una strada a fondo chiuso. Ma pensate davvero alla bellezza del Vangelo che ci consegna personaggi che vivono le nostre stesse dinamiche, i nostri stessi pensieri, quelli che noi portiamo dentro. Maria in quel momento non ha nemmeno il tempo di piangere davanti a tutto questo. Ed ecco che qui inizia la fede, inizia quello che a noi in questo momento ci interessa, che irradia speranza. Maria inizia a correre. Non ha il tempo per piangere, ma inizia a correre. In altre parole, Maria inizia a cercare non solo la presenza del suo Gesù, ma inizia a ricercare la presenza del risorto, la presenza di colui che fa nuove tutte le cose, non per quello che lei si aspetta, ma per quello che lui desidera. In quel momento qui, dove Maria inizia a correre, capisce che il Signore la sta sorprendendo, che il Signore scrive in modo nuovo, unico, la pagina dell'umanità nuova che ci sta davanti. Da quel momento inizia la corsa del Vangelo. Quante volte lo diciamo? Una corsa della fede che vede noi oggi come protagonisti. Tornata a casa, Maria chiama i suoi, gli amici più intimi di Gesù, gli apostoli, e parte un'altra corsa, la corsa di Pietro e di Giovanni, che sperimentano la stessa grazia e da preoccupati cambiano e hanno fede. Possiamo immaginarci l'entusiasmo di questi due apostoli, la corsa di questi due apostoli che una volta entrati nel sepolcro vuoto vedono e credono. Incredibilmente semplice questo brano di Vangelo, non c'è nessuna apparizione, nessun angelo, ma basta entrare nel sepolcro per capire che la vita di Gesù non è conclusa in questo modo, che la vita di Gesù non si è chiusa e sigillata sulla croce pochi giorni prima, ma la vita di Gesù continua in modo unico, in modo nuovo. Ed ecco che il loro cuore si gonfia di lacrime, si gonfia di gioia, e questa gioia che portano dentro possiamo dire che tracima, e non è semplicemente entusiasmo questa gioia, ma è frutto della risurrezione che è già all'opera in loro. Pensate che bello, la gioia di questi due discepoli viene non tanto dal loro cuore, ma viene dal fatto che quella resurrezione di Gesù ha avvolto anche loro. E noi stiamo vivendo proprio questo. Sentiamo che questa gioia intima che a fatica nasce dentro di noi non viene dal più profondo del nostro cuore, ma viene dalla sua resurrezione oggi, in questa domenica di Pasqua. In mezzo ai tanti segni, alle tante immagini di morte che in questi giorni abbiamo incontrato e a cui siamo stati esposti, dai più piccoli ai più grandi, noi oggi possiamo dire che il dramma di questa storia e di questi mesi sono stati dei drammi abitati dal Signore Gesù. Gesù è stato e sarà con noi in ogni tempo, in questi tempi difficili, ma come anche nel futuro che Lui ci riserverà. Lui c'è
in questi giorni. Gesù è stato vicino a coloro che nei pronto soccorso morivano da soli. Gesù gli ha tenuto la mano, li ha accolti nel suo abbraccio. Lui c'è, è vivo in questi giorni, dove in modo inatteso ognuno di noi sente nascere dentro di sé la speranza. Lui c'è, è vivo in questi giorni dove, seppur distanti, siamo capaci di piccoli gesti di attenzione gli uni con gli altri. Lui c'è, è vivo nella carezza commossa e preoccupata di una mamma e di un papà verso i loro figli che chiedono quando finirà tutto questo. Lui c'è, è vivo, è con te, non ti lascia solo, non disperare, non aver paura. Il momento della Pasqua è il momento più silenzioso del Vangelo. Potremmo dire il momento più dimesso della vita di Gesù. Nessuno c'è stato quando Gesù risorgeva. Forse quest'anno possiamo percepire questo mistero nella sua totalità. In questo giorno di Pasqua, che sembra incredibilmente uguale a tutti gli altri, in questo giorno dove probabilmente faremo le stesse identiche cose di tutti gli altri giorni, Gesù in questo momento si sta facendo vicino a te e chiede di essere risorto come lui. E allora, portando qui noi sacerdoti su questo altare tutta la nostra comunità parrocchiale, dai più piccoli ai più grandi, chiediamo davvero al Signore la grazia di ricordarci sempre che non siamo soli, mai, nessuno è solo, e che la nostra vita è fatta per qualcosa di incredibilmente grande che supera la nostra stessa esistenza. Il Signore risorto, vivo nelle nostre famiglie, vivo nel nostro paese, vivo nel nostro cuore e vivo nel nostro sorriso e nella nostra speranza, ci aiuti a risorgere insieme con Lui. Buona Pasqua. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita,
e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. La preghiera dei fedeli oggi la facciamo in modo personale, uno nelle sue case, noi qui nella nostra chiesa e nel silenzio del nostro cuore vogliamo mettere qui su questo altare i volti, le storie delle persone che amiamo, le persone che portiamo nel cuore, le persone che soffrono, tutti noi. Tutto questo te lo presentiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria.
Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua risurrezione. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri cari, i fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sentendoci tutti uniti, anche se fisicamente molto distanti, vogliamo elevare le nostre mani al cielo, alzarle e chiedere al Signore che benedica noi, benedica tutti i nostri fratelli, tutti gli uomini e le donne del nostro mondo. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, quello della potenza, la gloria e l'onore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Chiaramente lo facciamo in modo spirituale, però in questo modo, con la nostra preghiera, senza il gesto della pace, ci scambiamo un segno di pace. Thank you.
per la cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio si possa salvare. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E davvero che abbiamo spiritualmente sentito presenti insieme con noi anche questi lumini che sono attorno al cielo che abbiamo acceso ieri nella veglia pasquale, dicono, sono un po' un segno che attorno a Gesù risorto ci siamo davvero tutti, c'è tutta la nostra comunità, e arrivino davvero a tutti voi, ai ragazzi, alle famiglie, agli anziani, alle persone malate,
le persone sole, da parte anche di Don Angelo, da parte di Don Giancarlo, il nostro augurio di buona Pasqua a tutti. E impegniamoci anche a vivere con gioia questo giorno. Diventiamo gli uni per gli altri segni della risurrezione di Gesù. Facciamo festa, sì, con lo spirito proprio di chi dice: Gesù, grazie, perché oggi ci apri una vita che non chiude mai, una vita che si conclude nell'abbraccio con te, che sarà come te. E allora davvero con questo spirito sia una buona Pasqua per tutti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza. Andate in pace. Alleluia, alleluia. E rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Buona Pasqua.